So che aspettate il fanfulla con le sue barzellette, coi suoi giochi di prestigio, ma stasera il fanfulla si è sentito male poco fa. No. Benvenuto. Grazie. Ma uno viene apposta. Se c'è qualcuno che c'ha i maroni per salire fin qui e raccontare una storiella al posto del fanfulla, Sophie Blondel gli dà un premio. Un meraviglioso bacio! Sì! Allora, guarda là! Ma sì! Sarebbe a noi! Ma chi? Vedo un coraggioso! Si chiama Walter! Dai, Velsucchi! Bravo, su! Bravo! Vieni su! Ciao bel fiore, passa qui. Cosa ci racconti, bel ragazzo? Niente, io di giorno faccio l'operaio all'Isotta Fraschini e di sera faccio un po' di pugilato, tutto qua, niente di che, eh. Interessante, ma com'è che i tuoi amici ti hanno spinto qui sul palcoscenico? Perché non sono amici, sono delle carogne, altro che amici, guarda lì là. Fagli quella del Bettega, Walter. Fai quella del Bettega. Dai, balbuziente. Ma va. Perché sei balbuziente? No, cioè, una volta balbettavo un po', però c'ho un amico che balbetta ancora adesso. Cioè? Una volta è entrato in un bar e ha chiesto un caffè, per favore. E il barista gli ha risposto, subito, sì, signore. A che il mio amico fa... Scusi un momento, ma lei mi sta prendendo in giro per caso? E il barista fa, assolutamente no, lo giuro su mia madre, è che sono nato così. Allora fa il mio amico, allora siamo due di disgraziati. E il barista gli fa il caffè, glielo prepara, glielo mette nella tazzina, glielo porge, nel frattempo arriva un altro cliente. Un caffè corretto, per favore, subito, signore! Il mio amico allibito, scusi un momento, ma lei allora mi sta prendendo in giro sul serio? Assolutamente no, sto prendendo in giro quell'altro. Bravo, sei forte, la forte ski, bravo.